che ero troppo rigido, teso come una corda di violino, la potenza. Ma io vorrei farla live, però ragazzi, scusate, ma cioè qui porca miseria. Oggi siamo a Milano. Grazie mille Marco Muso, grazie mille per i 20 euro. Marco Muso, vabbè, ti posso chiedere un favore? Se farai un giorno una donazione anche di 50 centesimi, puoi scrivere questi sono per Worry? Sono un po' tesa. Sì, un po'. Cioè, dove fai a tenderli? Questi sono per Worry. Grazie per i 100 bit! Cosa? Ma cosa cazzo? Ma what? Davvero sono per me? Ha scritto, hai detto tu. Mi metto a piangere. Porco due. Mi metto a piangere. Si va a vivere a Milano. 100 euro. Ci fai a vivere. Ci fai una spesa, Sono tanti, sono tantissimi, però. Marco, tu sei. Io non c'entro un cazzo qui. Cioè, non. È che Giumbo probabilmente non so se abilità. Capito? Quel sorriso, no? Un po'. Non lo so. Dai, te li passo subito. Marco. No, non si cheppa, ragazzi, non si cheppa. Marco, io ti giuro, non mi ricordo come si piange. Io non penso di averli mai visti tutti assieme, 100 euro. Tutti appiccicati. Ho sempre visti. Oh, ma. Porca miseria, Marco. Ma che cazzo di euro fai? No, Marco, che cazzo c'è? Infatti. Allora, Worry, me ne sono arrivati... No, perché poi PayPal te ne toglie un po', me ne sono arrivati 96,25. Quindi... Cioè, vabbè, metti 100. Vabbè. Aspetta, di minchia. Invia. Marco... No, aspetta, ma è proprio di tua madre? Sì. No, dai. Ma li devo mandare a tua madre? Ti manda a mamma. È contentissima mamma, Ma che cazzo, ma davvero? C'è sì. La mamma. Adesso devo fare il video. Ragazzo pazzo sgravato mi dona 100 euro. Grazie Marco. Grazie. Grazie Marco. Avevo chiesto 50 centesimi giusto per. Adesso lo dico a mamma. Chiamo mamma. Ma. Avvicinati un po' al microfono. Ah, avvicinalo te il telefono. Giusto. Avvicinati il microfono, sei lontana. Mi hanno regalato 100 euro. Chi? Marco Muso. Chi è? È un ragazzo che mi ha regalato 100 euro. Donato, dici, non regalato. Perché mi ha regalato, scusa. Regalato? Donato, scusa. Mi ha. Sei contenta? A cavallo donato non si guarda in bocca. Lo vuoi ringraziare, si chiama Marco. Grazie. Un bacione, glielo mandiamo? Ok. Ciao, mamma, buonanotte. Ciao, buonanotte. Non gliene frega un cazzo. Non gliene frega. Sono la soddisfazione per i miei genitori. Sono la soddisfazione. E una cosa che ho sempre odiato, ragazzi, è che a scuola, questo forse l'avevamo anche già detto in una live passata, ma devi chiedere il permesso per mangiare, per bere, per andare a pisciare, per fare la cacchina, ma pure alle superiori devi sempre chiedere il permesso. Ovvio, non è che in 20 possono uscire e andare in bagno perché sarebbe un po' scortese, un po' brutto ovviamente. Però se tutti stanno seguendo e mi scappa proprio la pipì, la prof può dire quello che... Può anche dire la cosa più importante del mondo. C'è il minuto di silenzio, tutto quello che vuoi, ma... No, il minuto di silenzio magari no. Però sta magari spiegando qualcosa di importante. Se io ho la pipì e mi sta scappando forte, io devo uscire in quel momento. Posso sfogare? Dimmi. Io da tanti anni vado spesso in bagno, vado tantissime volte in bagno. Quindi ti faccio immaginare a scuola per me che trauma è stato non poter andare in bagno in questi casi. La cosa che io non manderò mai giù nella vita, che io spero davvero di beccare un professore in giro e dirglielo, anzi pisciargli addosso su Cyberpunk o qualche gioco. Sì, io sì. Veramente, quando stavo per pisciarmi addosso proprio non ne potevo più. Perché, grazie Mark. Quando ti scappa da pisciare, uno non lo prevedi. Due, se ti scappa da pisciare dopo un'ora non lo prevedi. Se ti scappa da pisciare non si prevede. Ma quando dovevo andare in bagno e 20 minuti prima c'è andata una mia compagna di classe, io non potevo andarci perché Madonna, in bagno c'era andata una ragazza. Oh! Raramente, ma succedeva anche a me che però è già andato qualcuno 5 minuti fa in bagno. Non è che adesso fate la fila per andare in bagno. Non ho mai capito questa cosa. Perché se ci va una ragazza in un altro bagno? Ma non solo una ragazza. Pianeta? Perché se un mio compagno va in bagno a pisciare 5 minuti prima di me, io non ci posso. La processione. Perché c'è la processione? È vero. Devo pisciare. Cosa fate la processione? Noi avevamo la scuola del ciclo. No, classica. Io ti giuro non la capirò mai sta cosa. Classica. Se c'è una ragazza che va a pisciare, vai a pisciare, io devo andare in altra parte. Perché sai le ragazze come facevano? Si avvicinavano all'orecchio della prof, no? Della prof femmine. Sì. Perché le prof, stranamente, sono sempre sopra i 60 e femmine, di solito. Sì, 90%. Sì, sì. La ragazza si avvicina ci e fa... Cagnoni. È il ciclo. Pss, pss, il ciclo. Pss, pss.
Bene, puoi uscire. Io vorrei tornare giovine, vorrei tornare un 14enne a scuola. Arrivo lì, all'orecchio della prof e le faccio: mi son cagato sburrato nei pantaloni. O mi fai uscire, no, o no, mi fai uscire e mi cambio le mutande, oppure continuo, perché non l'ho finita tutta, signora professoressa, ok? Non l'ho finita. Ne ho ancora un pochino. Sacco. Ok, ecco. La sente professoressa questo odore? Lo sente? Non è l'indelebile, signora. Questa è la mia merenda. È il mio panino con la mortazza che in questo momento sta uscendo dal mio culo. Posso andare a cagare? Martina è andata in bagno, Martina. Io sono Martino. Devo andare nell'altro bagno, ok? Posso andare a cagare? Un'altra cosa che non sopporterò mai, ma non sopporterò mai. Io non sono mai stato bravo a scuola. Mai stato bravo a scuola. Sono stato bocciato 1, 2, 3, 4 volte, non mi ricordo. Sempre bocciato io. Andavo a scuola per essere bocciato. E io in inglese facevo schifo. Sia maledetto il giorno che io... Dillo in inglese. Dovevo andare in bagno per cagare. E c'era la prof d'inglese. Ma sì, perché in francese? In inglese, non lo sapevo l'inglese. Mi ha lasciato un'ora... con veramente un metro di stronzo così nel culo e mi ha detto no, appena lo saprai dire in inglese. I miei compagni di classe ridevano e non me l'hanno mai detto, non me lo dicevano che devo dire can I go to the toilet please. Bullizzato muore, ma da pre compagno prendevi il telefono Google, ma te l'hai mai fatto francese? Ma guarda che in francese era 10 volte più difficile. Adesso ti voglio descrivere una cosa che mi è successa che non ho mai raccontato. Aspetta, c'ho una domanda prima perché l'ho letto in chat. Ma tu hai mai avuto in classe quei bambini un po' speciali, o forse eri tu il bambino speciale, che tipo a un certo punto si alzavano con le mani imbrattate di colore, dicevano mi è esploso il pennarello? Sì, a tutti esplodeva il pennarello, è incredibile sta cosa. Mi è esplosa la penna in 20 anni di scuola, anche io ho ripetuto un po' di anni, mai esplosa la penna, cioè non so voi cosa ci facciate con le penne o i pennarelli, ma a me non mi è mai esplosa. Ma quello che gli scoppiava in bocca perché se la succiava. Minchia, quello che usciva proprio con l'accolata di nero qui, no, sul labbro. Prof, mi è esplosa la penna in bocca. La professoressa che stava faceva così, con il movimento così con la mano. La bidella! No, quando chiama la bidella non ci capiva un cazzo. Oppure che c'hai mai avuto? L'ho accennato prima. Hai mai avuto quella professoressa che ti ha raccontato che un suo vecchio compagno di classe è morto perché dondolava con la sedia? Io ho girato 10 scuole, cioè, ho 20 scuole, ho conosciuto 50 professori, professore ha visto morto. Era lì subito, sì, appena ti vedeva, no, che ti dondolavi, faceva io quando andavo alle medie c'è un mio compagno che è rimasto paralizzato a vita perché si dondolava. Ma quando mai? Io sono caduto e ora sono disabile, non credo, Animals, non penso, però allora ci fermiamo con il meme, fermiamo il meme ragazzi, mio fratello, basta, fermiamo, allora basta. Okay, basta, non faceva ridere, è una battuta squallida, addirittura squallida. Però a te un disagio a scuola che ti ricordi qual è stato? No, ogni volta che andavo a scuola avevo questo problema con l'ansia, quindi costantemente dovevo andare in bagno. Tutte le mattine io cagavo, tutte le mattine in scuola cagavo, quindi mi sono trovato i bagni pisciati, i bagni cagati, i bagni sburati, ho visto tutti i bagni in tutte le circostanze. Automaticamente quando tu vai in una scuola, per forza la porta del bagno non si inchiaverà. Per forza, non esiste una porta con le chiavi. Non puoi inchiavarti dentro la porta del bagno, è impossibile. Nemmeno nella scuola più lussuosa del mondo, il bagno non si chiude. E non c'è la carta igienica, logicamente. Quindi io che ho fatto? Ho usato il piano B. Ogni volta che andavo in bagno ci andavo col mio zaino. Prendevo il mio bello zaino, andavo dentro il bagno, mi chiudevo e con la mano tenevo lo sportellino per fare in modo che nessuno poteva entrare. Qualche volta è capitato che qualcuno mi ha aperto, mi ha visto il cazzo di fuori. Qualche volta no. Io per evitare questa cosa, tenevo sempre un piede tipo accostato alla porta, in modo tale che se qualcuno avesse provato ad aprirla, trovava il mio piede. Non so se lo fate anche voi, l'avete mai fatto. Ma quando caghi come fai? Quando caghi non lo fai. No, non cago. Però, che è successo? Che io portavo sempre lo zaino con dentro i fazzoletti. Quel giorno ho cagato ed ero convinto di avere i fazzoletti. Vabbè, mi muto che sta passando il governo qua sotto. Ero convinto di avere i fazzoletti. Avevo solo un pacchetto. E dovete sapere che il corpo umano è stronzo con noi. Perché quando tu caghi a casa, il culo è sempre pulito. Il tuo culo sarà sempre pulito se caghi a casa. Se caghi fuori casa, stai pur sicuro che puoi veramente passarci 2 ore e mezza, ma veramente come se sposti i noccioline sul tappeto. Ci saranno sempre i noccioline sul tappeto. Anche se le sposti così, le noccioline rimangono. E puoi starci 3 ore e mezza a pulirti il culo, ma tanto la merda rimane. Sai, questa secondo me è una cosa che in pochi, qualcuno sicuramente sì, ma in pochi in chat potranno capire. Io ad esempio, non mi è mai successo, ma perché sono
uno che posso anche avere la cacca, ma resisto anche 2 giorni di fila se non ce la muoio. Anche Alessia, vero? Guarda la stitica, guarda la stitica che sorride. Sono riuscito a cagare con l'Imodium, che l'Imodium sarebbe veramente mettere un tappo di spumante nel culo. È quello che non l'Imodium ti manda a cagare. Mi ricordo solo la pubblicità, Imodium idrosolubile, tipo. Non caghi con l'Imodium, io sono riuscito a cagare con l'Imodium. E vedi che mi dovevo pulire, c'avevo solo un pacchetto di fazzoletti, mate. L'hai finito. E quel pacchetto non è bastato. E fatto preso dall'ansia, che avevo solo un pacchetto, pulendo, mate, questo dito. Questo dito era un dito di un Simpson, era giallo il dito. Era veramente orribile. Aspetta, come La cosa terribile. Aspetta, già il giallo dove è arrivato? La cacca, sai che quando ogni tanto è un po' sul giallognolo, no? Io c'avevo... No, non era marrone, era sul giallo. Vabbè, era marroncino, dai, ok? Ci siamo? Ok, è molto meglio. Era marroncino. Avevo gli occhiali da sole probabilmente in quel momento. Era un po' su quel marroncino. E non avevo finito a pulire, quindi mi sono messo le mutande, quindi ho passato la giornata sono tornato a casa veramente che con le mutande da bianche sono diventate veramente un marrone assurdo. Esco dal bagno, se mi ricordo bene, non mi ricordo in che contesto. Mi viene incontro un mio compagno di classe, così. Per far così, no? Ah, per darti il 5, sì. Gli hai dato? No. Già. No. Stretta di mano.